Sono circa 70 lavoratori, 100 con l'indotto. Stiamo parlando del cementificio Testi a Greve in Chianti, acquisito da Buzzi. È praticamente l'unico cementificio di Buzzi che ha ancora i lavoratori in cassa integrazione per Covid. Ufficialmente dicono siamo aperti, in realtà non è così. I lavoratori sono in presidio permanente da ottobre. Piano piano vengono venduti macchinari, vengono dismessi i lavoratori, che sono molto preoccupati perché quando la cassa integrazione finirà c'è solo il licenziamento. L'azienda non risponde a nessuno, non dice cosa vuole fare. Adesso sono venuti dal presidente della regione Eugenio Giani per chiedere che la regione si faccia sentire. Dal 13 ottobre noi siamo in presidio permanente di fronte allo stabilimento con un H24, facciamo i turni anche le notti proprio per protestare per questa situazione che si è creata. Questa situazione nasce da prima, dall'acquisizione di Buzzi, che è stata un'operazione principalmente speculativa. Da marzo, dal 26 marzo, da quando c'è stato il primo lockdown, noi siamo in cassa integrazione per Covid e non siamo più ripartiti. Noi crediamo che ci sia ancora un futuro per il comparto manifatturiero in questo territorio. È un territorio che non può vivere di solo turismo, non può vivere di solo agroalimentare. Crediamo che l'industria abbia ancora un peso fondamentale, l'azienda deve dare delle risposte. E l'unico cementificio che avevamo in piedi sta chiudendo, quindi in Toscana non abbiamo cementifici aperti, quindi questo è un paradosso. Pensavamo di chiedere alla regione e al governo di fare un piano magari industriale che possa mettere insieme un po' tutte le esigenze. Nel momento in cui c'è il silenzio, nel momento in cui io gli mando come regione toscana una lettera chiedendogli un incontro e mi viene garbatamente detto che non ce n'è bisogno, io prendo e vado a Casale Monferrato. Non è comportamento eticamente responsabile.